sono rientrati in presenza gli studenti delle scuole medie di Somma Vesuviana nel Napoletano. La task force istituita al fine di interagire sulla situazione epidemiologica locale sarà formata da tutti i dirigenti scolastici, i presidenti dei consigli d'istituto, il coordinatore dei medici di medicina di base, il coordinatore dei pediatri di libera scelta, ma anche dai rappresentanti dell'Associazione Nazionale dei Genitori, presente in Campania e riconosciuta dal Ministero dell'Istruzione. Salvatore Di Sarno, sindaco di Somma Vesuviana, afferma che la situazione epidemiologica presente sul territorio non giustifica la chiusura delle scuole. Commosso, il preside Ernesto Piccolo, della scuola media statale San Giovanni Bosco, afferma che il rientro dei ragazzi è stato un momento particolare, come se fosse stato l'inizio dell'anno scolastico. Ascoltiamo la sua dichiarazione. Beh, sicuramente è un momento particolare questo, per noi è come se fosse l'inizio del nuovo anno scolastico, perché siamo a gennaio inoltrato. Sicuramente ci sta tanto disorientamento, un poco di sofferenza, genitori che sono disorientati, noi stiamo cercando di supportarli in tutti i modi per far capire che comunque nel rispetto del distanziamento comunque l'anno scolastico deve essere avviato. Sicuramente non è semplice, ma ce la dobbiamo mettere tutta qua, tutti quanti, tutta la forza e tutta la volontà per far andare al meglio l'avvio di questo nuovo periodo. Della task force è parte anche l'assessore all'edilizia scolastica, Salvatore Esposito, che espone il futuro delle infrastrutture e dichiara che sarà costruita una nuova scuola in località Santa Maria del Pozzo ed un parco scolastico con nuove aule. Inoltre saranno ristrutturati quasi tutti i plessi scolastici di Somma Vesuviana con un budget di 10 milioni di euro.